Santiago, come tanti altri, non voleva venire in Italia, perché la sua terra è l'Africa, è la Costa d'Avorio, dove tra l'altro ha due sorelle e una bambina. Lui fu costretto a salire in quella barca perché perseguitato. La leggenda della sua etnia narra di questo popolo che si trovò davanti a un fiume e per poterlo attraversare la regina del popolo sacrificò il proprio figlio. Ecco, lui molto probabilmente prima di salire sulla barca aveva paura di essere lui il figlio sacrificabile della regina. Il video Cammino di Santiago è nato da un progetto di 100 Fiori in collaborazione con la Materiali Sonori Pictures per raccontare la storia di questo migrante Santiago che viene dalla Costa d'Avorio e del suo viaggio vero e proprio che lo ha portato fino a Montevarchi, dove poi ora è iniziato un periodo appunto di inserimento all'interno del progetto 100 Fiori, quindi accoglienza migrante all'interno del nostro territorio. Sono contento. Faccio volontariato dal lunedì mattina alle 9 inizio fino alle 12. Sono contento di questa cooperativa con cui lavoro. Conosco ragazzi che mi hanno parlato di altre situazioni dove non danno soldi per mangiare. Qui invece tutti i martedì mi arrivano sapone per la lavatrice, l'acqua calda, il riscaldamento. La cooperativa aiuta per il visto e ci aiuta nei contatti con la cittadinanza di Montevarchi. Abbiamo scelto di girare un video perché ormai collaboriamo da ormai molti anni con la Materiali Sonori Pictures e io insieme a Pierfrancesco Pigazzi e Mattia Calosci ci siamo trovati assolutamente in un clima perfetto per il lavoro e soprattutto perché il mezzo video e soprattutto lo storytelling che c'è dietro questo prodotto potesse invogliare non solo una piccola nicchia ma anche avere uno scopo educativo magari da poter trasmettere nelle scuole. Con Santiago si è creato un rapporto vero di amicizia. Ci sentiamo tra l'altro non spesso e questo mi dispiace, ma però ogni tanto capita di sentirci, anzi lo sto coinvolgendo in altri progetti come attore perché è veramente un personaggio notevole sia esteticamente ma che ha una forza dentro. Io ho molta fede e questa spiritualità che mi aiuta. Penso molto. Io so che non faccio niente di male per vivere. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stato conoscere Santiago personalmente e quindi avvicinarsi proprio alla persona. Dopo abbiamo deciso di riprenderlo nella sua quotidianità, creando o cercando di creare un giorno, una giornata con Santiago. Però nel mezzo alle varie immagini quotidiane di Santiago, del suo rapporto con l'Italia e quindi con il centro d'accoglienza, abbiamo cercato anche di tirare fuori il passato di Santiago e quindi la sua storia. Siamo andati a riprenderlo in dei luoghi che per noi e anche per lui potevano essere quelli che rappresentavano molto di più la sua giornata, quindi il risveglio, la casa, la cucina dove lui mangia, il luogo dove lui impara l'italiano e che è la fabbrica della ginestra di Montevarchi e poi un percorso insieme anche agli altri ragazzi per vedere che non è una persona solitaria ma invece c'è un gruppo di persone che fanno parte di questi centri, che insomma sono migranti come lui. Spera di crearsi un lavoro, il suo lavoro, perché lui sarebbe un parrucchiere, o comunque in Costa d'Avorio faceva il parrucchiere. E mi ha sempre raccontato che gli piacerebbe farlo qua e unire la cultura sua, quella africana, con la cultura nostra, italiana, nel suo mestiere. Voglio essere riconoscente verso l'Italia che mi ha accettato.